Informo che non sono riuscita a trovare un tuo curriculum perché non si apre quello dell'università. Ma niente. Ma dico che insegno qualcosa. Dico che mi sei simpatico. No, non dirlo questo, che poi ti fai dei nemici. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. L'incontro di oggi inaugura la nuova serie, diciamo, del ciclo Tempo di riletture, un ciclo che è stato avviato dall'Associazione Amici della Biblioteca Ariostea lo scorso anno, durante quel periodo difficile legato alle restrizioni che erano state imposte, per cui per molto tempo la biblioteca è stata chiusa e poi è stata riaperta solo in modalità streaming, e quindi abbiamo potuto tenere la prima serie di conferenze di questo ciclo soltanto a distanza. Vi assicuro che è stata un'esperienza molto difficile, anche un po' triste, quella di parlare davanti a una sala vuota, ragion per cui io ringrazio moltissimo anche i relatori che hanno accettato di partecipare con questa modalità così inconsueta per noi. Ecco, è un ciclo che abbiamo pensato appunto in occasione delle restrizioni imposte dalla pandemia e dal lungo periodo in cui non potevamo fare praticamente nient'altro che leggere, stare chiusi in casa e dedicarci alle letture, e che ci era stato suggerito proprio dall'esperienza diretta, dal fatto che penso tutti noi abbiamo letto molto, e da quello che ho sentito, da quello che ci siamo detti, molti hanno anche riletto. E allora l'idea era stata proprio quella di riprendere in mano dei libri che avessimo già letto e che in qualche modo, dei libri che hanno segnato la nostra esperienza anche di molti anni fa. Abbiamo privilegiato la saggistica, abbiamo deciso lo scorso anno di rileggere alcuni grandi classici della saggistica, nella convinzione che, insomma, che il momento che stavamo vivendo, questo momento anche un po' di spaesamento, di difficoltà di ritrovare le nostre coordinate, ci imponesse di andare in qualche modo al sodo, di andare a prendere in mano dei libri che vale davvero la pena di aver letto e anche di rileggere. E allora è stato per questo che ci siamo inventati questo ciclo e abbiamo affrontato alcune letture anche di testi non facili, perché abbiamo riletto con l'aiuto di Paola Zanardi il saggio sull'uomo di Cassirer, abbiamo sentito riparlare della dialettica dell'illuminismo di Horkheimer Adorno grazie al contributo di Andrea Gatti. Abbiamo avuto Gaetano Sateriale che ci ha illustrato le conseguenze economiche della pace, e per finire abbiamo riletto un classico della letteratura femminista come Il secondo sesso di Simone de Beauvoir grazie al contributo di Sandra Rossetti. Ecco, il grande successo che queste riletture hanno avuto, che è testimoniato dall'altissimo numero di visualizzazioni che ci sono state sia nell'immediato sia continuamente, che ancora continuano a crescere, ci ha confermato che forse avevamo fatto una scelta giusta e che valeva la pena di continuare un po' anche quest'anno, quando la situazione si è allentata, a mantenere questa tradizione di rilettura di grandi saggi. E allora abbiamo deciso di riproporre anche quest'anno questo ciclo con due o tre incontri, e lo inauguriamo oggi, lo inauguriamo con
un autore che è davvero un'autorità nell'ambito del pensiero politico, perché parliamo di Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, che sarà qui affrontato da Alberto Castelli, che è docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Ferrara e che rileggerà appunto per noi questo saggio, o meglio questa raccolta di saggi che è Il futuro della democrazia, che è un libro pubblicato nell'84 e che comprende 8 saggi che da diversi punti di vista delineano un vero e proprio percorso in ciò che rappresenta il pensiero democratico e che vogliono essere, per esplicita dichiarazione dell'autore, un tentativo anche di, così, di scendere dal cielo in terra, cioè di spiegare la democrazia in termini popolari, dice addirittura Bobbio. In realtà il libro è abbastanza complicato, abbastanza difficile, ma veramente affascinante. Come tutti gli altri libri che abbiamo letto, è un libro che comunque ci ha segnato la nostra formazione. Anche chi non l'ha letto ha respirato le idee che Bobbio ha messo in circolazione nel corso della sua lunghissima vita. E allora avere la possibilità di essere condotti, grazie a uno specialista della materia, all'interno di questo pensiero, credo che sia un esercizio utile per tutti noi. Alberto Castelli, come vi dicevo, insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Ferrara, si è occupato di vari aspetti del pensiero politico, ma in particolare la sua attenzione è stata rivolta al problema della guerra e della pace, della nascita dei movimenti pacifisti. Non starò a ripercorrere tutto il suo lungo curriculum e la sua vasta produzione, ricordo semplicemente gli ultimi libri che ha pubblicato: L'Unità d'Italia, pro e contro il risorgimento, uscito nel 2010, Il discorso sulla pace in Europa, pubblicato nel 2015 e tradotto anche in inglese nel 2019, La critica della violenza del 2017 e ancora nel 2020, credo sia l'ultimo libro, se non me ne sono sfuggiti altri, Scritti sulla guerra e sullo Stato. Dunque lo ringrazio molto della sua collaborazione, non è la prima volta che Alberto collabora con l'associazione e questo ci fa molto piacere e credo che ci avverremo ancora della sua disponibilità e gli cedo senz'altro la parola. Allora, mi sentite? Sì. Grazie Silvana e grazie all'Associazione degli Amici della Biblioteca Ariostea, questo invito che mi fa piacere e mi onora, ma non è soltanto una questione, diciamo così, di onore personale. Queste attività, queste iniziative sono dei pezzi, delle vertebre di società civile all'interno nell'ambito di una società che tende sempre di più a essere atomizzata, individualizzata, no? Di gente che se ne sta davanti al proprio computer e si disinteressa di quello che succede intorno. Invece è importante esserci, adesso che riusciamo anche a esserci in presenza, è fantastico. E davvero queste cose sono, queste iniziative sono quello che dà vita a una comunità cittadina. In generale. Allora, come diceva Silvana, io oggi vi parlerò di questo saggio, Il futuro della democrazia, che è stato pubblicato da Alberto Bobbio, che è stato pubblicato nel 1984. Si tratta però di una raccolta di saggi scritti tra la seconda metà degli anni 70 e la prima metà degli anni 80, cioè insomma nei primi anni 80, ecco. Non vi parlerò dell'intero saggio, di tutti i saggi che sono contenuti nel libro, perché come avrete modo di vedere, in realtà il percorso che ci propone Bobbio è non è affatto lineare, ecco. Per cui ho scelto
di parlare del primo di questi saggi, che riguarda le promesse non mantenute che ci ha fatto la teoria democratica nel Settecento. Nel Settecento è stata elaborata la teoria della democrazia, no? Pensate appunto a Rousseau, a Kant, eccetera. Ecco, e una serie di promesse ci ha fatto questa teoria democratica, che non sono state mantenute. Allora, vi parlerò di questo primo saggio del libro, che parla di queste promesse appunto non mantenute della democrazia, e vedrete che, anche se non parlerò tantissimo, parlerò una mezz'oretta, vedrete che la carne al fuoco sarà tanta, no? Poi io, proprio anche per la complessità e il volume della carne al fuoco, credo che potrà nascere un dibattito. Naturalmente sarò ben lieto di rispondere per quanto io sarò in grado di farlo. Allora, innanzitutto, perché scrive Bobbio in questo saggio? L'obiettivo è un obiettivo polemico. Bobbio vuole difendere la democrazia rappresentativa dalle semplificazioni di quanti vorrebbero dismettere tutte le istituzioni democratiche in nome di una mai meglio precisata democrazia sostanziale, no? Una democrazia sostanziale che eliminerebbe tutti i difetti e i problemi delle democrazie rappresentative realizzate, che vengono bollate da questi critici come borghesi, no? Ricordate che siamo alla fine degli anni 70, no? Quindi questo era il tema. L'obiettivo è polemico, quindi, quello di Bobbio, però non lo è la trattazione. Infatti, lo diceva già prima Silvana, Bobbio risponde alle critiche con un discorso profondo e articolato. Cioè, non si tratta per lui di mettere a tacere i critici, magari con un discorso ad effetto, con delle battute ad effetto, ancora peggio, come si fa troppo spesso al giorno d'oggi, no? Ma di invitarli a un dialogo adeguato alla complessità alla complessità del tema che si vuole discutere. Vengo al contenuto del saggio. La prima cosa che ci propone Bobbio è una definizione di democrazia. Come si può definire una democrazia? Bobbio dice che la si può definire in base, in primo luogo, a due criteri. Il primo criterio è chi prende le decisioni in democrazia, chi è autorizzato a contribuire a prendere le decisioni, e attenzione, con quali procedure, cioè chi prende le decisioni e come le si prende. La democrazia si definisce in base a questi due criteri. Chi prende le decisioni? Probabilmente molti di voi hanno già pensato il popolo, ed è giusto, però poi bisogna definire chi è il popolo, perché lo si può definire in tanti modi. Si può per esempio decidere che il popolo sono i maschi bianchi, o che sono anche i minorenni, o che sono anche gli stranieri, oppure che, non so, si può definire in tanti modi. Allora, non si può stabilire in modo preciso chi deve prendere le decisioni perché si possa parlare di democrazia. Bobbio dice che in democrazia sono chiamati a prendere le decisioni molti, dove questo molti rimane vago, no? Un numero molto alto dei membri del gruppo, della comunità politica. Allora, si potrebbe dire che maggiore è il grado di inclusività all'interno del sistema democratico, maggiore è la democrazia. Una democrazia che include, che ne so, le donne, i nullatenenti, i minorenni, eccetera, è migliore di una che non lo fa. Questa è un po' l'idea di Bobbio. Questo per quanto riguarda chi prende le decisioni. Come devono essere prese le decisioni? La regola fondamentale, perché si possa parlare di democrazia, è che ci sia, che funzioni la regola della maggioranza. Cioè, le decisioni si prendono a maggioranza. Una maggioranza, una regola, questa qua, applicata secondo delle procedure precise, che nel caso nostro sono dettate dalla Costituzione. Tuttavia,
Questo abbiamo parlato del chi e del come fino adesso. Tuttavia, l'attribuzione della facoltà di decidere a un gran numero di cittadini e l'applicazione della regola della maggioranza di per sé non sono sufficienti a definire un ordinamento democratico. Ci vuole qualcosa in più. Ci vuole una terza condizione. La terza condizione è che coloro che devono decidere siano posti di fronte ad alternative reali, tra le quali possono scegliere. Cioè, devono esserci più partiti o più opzioni tra cui scegliere. Altrimenti non si può parlare di democrazia, ovviamente. Ma attenzione, perché sia garantita questa terza condizione, quella delle più opzioni, appunto, è necessario che ci siano dei diritti garantiti nella società. Questi diritti devono essere quello di opinione, di riunione e di associazione. Senza questi tre diritti, che sono i diritti garantiti dallo Stato liberale, è ovvio che non ci può essere pluripartitismo, non ci può essere una pluralità di opzioni tra cui scegliere. Si noti che queste regole e queste garanzie non fanno parte propriamente del gioco democratico, ma sono il presupposto del gioco democratico. Sono, come dire, la scacchiera che serve per giocare a scacchi. Un'inclusività sufficientemente alta delle procedure, decisione a maggioranza, pluripartitismo e i diritti liberali. Senza queste cose la democrazia non c'è. Ecco, non so voi cosa ne pensiate, ma detta così è un po' deludente, però, tutto sommato, nel senso che è davvero tutta qua la democrazia, è davvero soltanto queste tre cose la democrazia, niente altro. E in realtà sì, dovrebbe essere altro, no? Infatti, come dicevo prima, i classici della democrazia, i classici del pensiero politico democratico ci hanno fatto una serie di promesse molto ambiziose, in realtà, che vanno ben oltre questa definizione minima che ho dato adesso di democrazia. E in particolare Bobbio elenca 6 promesse che sono state fatte dai teorici classici della democrazia e che non sono state mantenute. Adesso vorrei elencarvi abbastanza sinteticamente queste 6 promesse e poi facciamo qualche ulteriore considerazione. La prima promessa riguarda l'individualismo. Bobbio osserva che la democrazia è nata da una concezione individualistica della società. Sembra un po' strano, ma vuol dire questo. La teoria democratica si fonda sull'ipotesi di individui egualmente sovrani, autonomi, che si accordano tra di loro per creare il corpo politico sovrano. Cioè, tanti individui pari tra di loro che danno vita a un potere sovrano che li sovrasta, no? Se pensate a tutta la filosofia politica del Settecento, del 6-700, da Hobbes a Kant, questo è ciò che si dice, insomma. Questa è la teoria, questa è la promessa di individui che danno vita al potere sovrano, e tra il potere sovrano e gli individui non c'è niente. Nella pratica è successo qualcosa di molto diverso. Negli stati democratici realizzati si è verificato, anzi, esattamente il contrario. I gruppi, le associazioni di ogni tipo, i sindacati, i partiti, sono questi i veri soggetti, i soggetti rilevanti quando si tratta di prendere le decisioni, non gli individui. Detto in altri termini, il modello ideale della democrazia è centripeto, dagli individui al potere centrale. Mentre invece il modello realizzato è centrifugo, cioè ci sono una serie di
di centri di potere dislocati e una società policentrica, e le decisioni vengono prese in base alla dialettica tra questi centri differenti. Questa è la prima, la prima promessa. La seconda promessa riguarda la rappresentanza. La teoria democratica aveva sostenuto che la rappresentanza deve essere politica, cioè il rappresentante dovrebbe fare gli interessi della nazione. Viene naturalmente in mente la riflessione di Sieyès, no, su questo punto. I rappresentanti vengono eletti e poi liberamente perseguono il bene della nazione. Quindi non sono soggetti a un vincolo di mandato nei confronti di chi li ha eletti. Perché? Perché altrimenti non potrebbero fare soltanto gli interessi di chi li ha eletti e non potrebbero perseguire liberamente il bene della nazione. Ecco, ma questa teoria è smentita in modo plateale. In primo luogo, infatti, che cos'è l'interesse della nazione? È un po' una chimera, no? Nel senso che ogni gruppo e anche ogni individuo tende a identificare l'interesse nazionale con il proprio interesse, in realtà, è come si fa a convincerlo, dove sta l'interesse nazionale. E in secondo luogo, da nessuna parte si trova davvero un rappresentante che non rappresenti un interesse particolare. Dove lo troviamo? Di sicuro non nei sindacati o nelle organizzazioni degli industriali o altre cose di questo genere, ma neppure nel Parlamento, perché intanto ogni partito è legato degli interessi particolari, è ovvio, e poi esiste la disciplina di partito, per cui il deputato che non rispetti la disciplina di partito, quello che gli dice il suo capo sostanzialmente, ha buone probabilità di non essere mai più rieletto e quindi obbedisce, no? Quindi di fatto un vincolo di mandato, anche se non giuridicamente sanzionato, però esiste. Quindi anche questa promessa. La terza promessa è quella che secondo me è un po' il fulcro, la cosa più interessante di cui discutere. Secondo la teoria democratica, la democrazia avrebbe dovuto sconfiggere il potere delle élite, cioè avrebbe dovuto creare identità tra chi pone la regola e chi la deve rispettare. Pensate naturalmente a Rousseau, che è il caso più chiaro di questa speranza, di questa idea. Allora, la democrazia rappresentativa, già per il solo fatto di essere rappresentativa, che è anche l'unica che si è realizzata, è già di per sé una rinuncia a questa identità, perché ci sono i rappresentanti che pongono la regola e i rappresentati che obbediscono, e quindi già questo non permette di identità di cui parlavo. Questo però non è terribile per la democrazia, nel senso che questo fatto non mette a rischio la natura della democrazia. Cioè, non significa che anche se non esiste l'identità tra rappresentante e rappresentato, le democrazie non siano tali. Perché se non fossero tali sarebbero degli autoritarismi. Ma negli autoritarismi le élite si impongono con la forza, mentre nelle democrazie rappresentative le élite si propongono e entrano in concorrenza tra di loro senza utilizzare la violenza, ma in base con un gioco che si fonda su determinate regole, su quelle delle elezioni, eccetera, no? Quindi Bobbio dice: è vero che il potere dell'élite persiste, però questo non pregiudica il fatto che comunque siano lo stesso democrazie. Qui ha fatto delle ottime osservazioni un economista austriaco del Novecento che si chiamava Joseph Schumpeter, che appunto ha spiegato come
anche in assenza di, anche se ci sono le elite, comunque le democrazie rimangono tali. Resta vero, e questo bisogna dirlo, che anche nelle democrazie in cui oggi noi viviamo, solo un'elite comanda e la gran massa dei cittadini in realtà è governata. La quarta promessa. La quarta promessa aveva l'obiettivo di democratizzare tutta la società, cioè aveva come obiettivo l'occupazione da parte del metodo democratico di tutti gli spazi in cui si prendono le decisioni. Di fatto oggi questo spazio dove vige la democrazia è soltanto la sfera politica e la sfera amministrativa. Si vota soltanto per il Parlamento, per gli organi amministrativi della città, eccetera. Ma altri ambiti non sono affatto democratici. E Bobbio pone una provocazione, forse, e dice che il metodo democratico potrebbe essere esteso anche a due importanti centri decisionali, la grande impresa e l'apparato amministrativo burocratico. Immaginate come sarebbe diverso il nostro mondo se i dipendenti delle aziende potessero nominare il loro amministratore delegato, il loro organo di governance che sia. O immaginate come sarebbe diversa il nostro paese se, per esempio, altre cariche potessero essere soggette a procedimento democratico. Pensate, non so, al capo della polizia, per esempio. Ecco. In questi ambiti il metodo democratico non si è espanso e Bobbio dice che si potrebbe fare, nell'84 diceva almeno. La quinta promessa. La quinta promessa riguarda l'eliminazione del potere invisibile. Cos'è il potere invisibile? È il potere opaco, il potere che non ci dice che cosa sta facendo. Naturalmente ci sono poteri invisibili che sono non leciti, come non so, la mafia o altre cose di questo genere, ma ci sono anche poteri legittimi che sono opachi e che non si possono, che non sono affatto trasparenti, appunto, non si può sapere cosa c'è, cosa stanno facendo. Il governo democratico dovrebbe dare vita invece alla trasparenza del potere in ogni sua manifestazione. Naturalmente qui viene in mente Immanuel Kant. Kant diceva che tutte le azioni riguardanti decisioni collettive la cui massima non è suscettibile di pubblicità sono ingiuste. Ciò vuol dire che se sono costretto a tenere segreta un'azione che riguarda la collettività, questa azione è di sicuro ingiusta. L'ideale del potente è esattamente l'opposto. L'ideale del potente è quello di vedere tutto senza essere visto, no? Una specie di panopticon nella versione di Michel Foucault, se vi ricorda, un'immagine immediatamente fruibile, diciamo. Ecco, la democrazia si porrebbe come un argine a questa prospettiva panoptica, diciamo. In realtà quello che succede è proprio il contrario, è proprio quello che piace al potere. Lo diceva, cioè il potere può vedere tutti e non viene visto, lo diceva Bobbio negli anni Ottanta. Oggi su questa strada si sono fatti passi da gigante. Siamo tutti controllati e tutti schedati in qualche modo, no? L'ultima promessa non mantenuta. L'ultima promessa non mantenuta riguarda l'educazione della cittadinanza. Si pensava, anche qua viene in mente Rousseau, che la democrazia potesse funzionare se il cittadino è consapevole. Se noi rendiamo i cittadini consapevoli, i cittadini sceglieranno bene, fanno scelte pubbliche lungimiranti. Qualcosa di più in realtà,
La teoria democratica sostiene che attraverso l'esercizio dei diritti democratici, cioè il voto, l'individuo viene educato alla democrazia e impara a ragionare in funzione sia del proprio bene razionalmente inteso, sia del bene comune. In pratica, nelle democrazie di oggi, nelle democrazie realizzate, ragionevolezza se ne vede ben poca. Quello che si vede invece è un voto emotivo, di pancia, come si dice, no? Ma si vede anche l'astensionismo, il disinteresse per la cosa pubblica, si vede il voto di scambio, si vede una massiccia manipolazione dell'opinione pubblica, altro che cittadino educato. Questo per quanto riguarda sono le sei promesse non mantenute di cui parla Bobbio. Ci si può chiedere se queste promesse avrebbero potuto essere mantenute, se siamo stati noi che non siamo stati capaci di mantenerle, oppure se non si potevano mantenere. Secondo Bobbio non si potevano mantenere. Perché dice Bobbio che la teoria democratica è stata elaborata per società molto meno complesse della nostra, nel Settecento. E in questi 200 e rotti anni che ci separano dalle nostre elaborazioni, sono sorti due grossi ostacoli non previsti che hanno reso impossibile realizzare le promesse della teoria. Il primo ostacolo è la crescente complessità della società e soprattutto dell'economia, che ha reso necessario affidare il governo ai tecnici, almeno in qualche misura. Ecco, il problema è che tecnocrazia e democrazia sono concetti opposti. La democrazia si basa sull'idea che tutti possono decidere su tutto. La tecnocrazia si basa sull'idea che su questioni tecniche soltanto i tecnici possano parlare. Il secondo ostacolo è la crescita dell'apparato burocratico. Che caratteristiche ha l'apparato burocratico? È gerarchico, verticistico, opaco. Spesso parla un linguaggio iniziatico che non si riesce a capire che cosa voglia dire, lo facciamo anche noi professori universitari. Ecco, tutte cose che sono al contrario dell'ideale democratico. Ma da dove viene il processo di burocratizzazione? Il processo di burocratizzazione è conseguenza della crescita della democrazia, perché serve a far fronte a tutte le richieste che vengono dal basso, dai cittadini elettori. Cioè la democrazia che ha fatto? Ha dato la voce ai cittadini. I cittadini hanno fatto richieste al potere e il potere ha costruito la burocrazia per soddisfare queste richieste. Questo tra l'altro lo diceva già un sociologo ai primi del Novecento, si chiamava Robert Michels, che ha elaborato la ferrea legge dell'oligarchia, che più o meno dice quello che ho appena detto su questo punto. Ecco, nonostante tutto questo, le promesse non mantenute e gli ostacoli non previsti non hanno trasformato quelle che noi chiamiamo democrazie in autoritarismi o in autocrazie, dice Bobbio. Perché è vero che tutte queste promesse non sono state mantenute, però nello stesso tempo non sono venuti meno i requisiti minimi della democrazia, quelli che citavo all'inizio, no? La garanzia dei diritti e delle libertà, l'esistenza di più partiti, il suffragio universale o comunque abbastanza largo e le decisioni prese a maggioranza o concordate fra le parti. Quindi questa la democrazia, cioè la definizione che ci aveva dato all'inizio Bobbio di democrazia, vedi, come dire, non è stata toccata da questi inciampi che ha dovuto subire la pratica della democrazia. Ecco, più o meno fin qua è l'analisi di Bobbio, almeno in questo saggio. Vorrei provare a invitarvi a
a fare un passo ulteriore, insomma, su queste questioni. Oggi cosa dobbiamo pensare della democrazia e delle sue promesse? C'è una letteratura vastissima sulla crisi della democrazia di fronte alla globalizzazione. C'è un libro molto molto penetrante, bellissimo, scritto una ventina d'anni fa, che si intitola Post Democrazia, di un politologo inglese che si chiama Colin Crouch, che andrebbe letto e studiato da chiunque sia interessato a questi temi. Io adesso, in 5 minuti in cui voglio ancora parlare, non vi parlo di questi problemi, insomma, della grande crisi della democrazia di fronte alla globalizzazione. Vorrei però concentrarmi su una delle promesse non mantenute di cui parlava Bobbio, quella dell'élite, quella della persistenza dell'élite. E anche appoggiandomi a un saggio di un allievo di Bobbio che si chiama Pierpaolo Portinaro, che tra l'altro è stato qua alcune settimane fa a parlarci di questi temi in un'aula del comune. Il saggio di Portinaro si intitola L'interesse dei pochi e le ragioni dei molti. Allora, sicuramente ha ragione Bobbio quando dice che la persistenza dell'élite non pregiudica la democrazia, e questo lo diceva anche Schumpeter, come ho detto prima. Quel che importa, dice Bobbio, è che ci sia competizione non violenta tra varie minoranze, tra vari partiti, per conquistare il potere. Se c'è questo, c'è democrazia. Questo è vero. Il problema è che non tutte le élite sono compatibili con la democrazia. La democrazia è senza dubbio compatibile con un governo aristocratico, cioè un governo dei migliori, o meglio, mi spiego. La democrazia è compatibile con una competizione tra partiti che siano retti da aristocrazie, da élite lungimiranti, capaci di una visione del futuro, intelligenti e capaci di fare politica. Lo è molto meno, forse non lo è affatto, la democrazia compatibile con il potere oligarchico, cioè con il potere di persone che sono privilegiati per nascita o per censo. Se i partiti che competono per conquistare il potere sono retti non da aristocrazie ma da oligarchie, la cosa si fa molto più difficile. In altre parole, affinché la democrazia resti tale, le élite che competono per il potere devono essere aristocrazie, non oligarchie. Ora, il capitalismo genera delle potentissime oligarchie e dunque si pone la questione, che è stata molto studiata, se la democrazia costituzionale sia compatibile in che misura con il capitalismo. Nel corso del Novecento, tra democrazia e capitalismo, si è trovata una soluzione, un equilibrio, un compromesso, magari un po' ipocrita se volete, ma che ha retto, no? Consisteva in un capitalismo che rimaneva tale, ma che veniva temperato attraverso misure che promuovevano l'uguaglianza o la non troppo disuguaglianza tra i cittadini. Ma qua nasce il welfare state e tutto quello che conosciamo. Oggi con la globalizzazione questo compromesso tende a non tenere più o tende a essere fortemente posto in crisi. Il capitalismo è diventato anarchico, selvaggio, globalizzato. No, di ieri la notizia per cui Mark Zuckerberg, no, il capo di, il padrone di Facebook e non so cos'altro, ha minacciato di chiudere le sue piattaforme in Europa perché non gradisce la legge sulla privacy che c'è in Europa. Capite? Il capitalismo è diventato più grosso delle fonti del diritto statuale.
Ecco, questo capitalismo non è più disponibile a sottomettersi alle regole democratiche degli stati, o perlomeno si fa fatica a mettergli le briglie. Come si può fronteggiare questa insidia? Mi piacerebbe tanto saperlo, io non ho una bacchetta magica, no? Però mi pare che l'unico mezzo che abbiamo sono proprio le istituzioni democratiche, le leggi costituzionali, che servono precisamente a contrastare le involuzioni oligarchiche che sono sempre possibili, sono sempre presenti. Questo è un obiettivo possibile, è un obiettivo non facile ma possibile. Non è naturalmente un obiettivo ottenibile una volta per tutto, anche perché non c'è mai niente di definitivo nelle cose umane. Non esiste una democrazia che sarà sempre pacificata, in armonia e concordia, che avrà sconfitto le oligarchie per sempre, però naturalmente la democrazia, se ha un senso, è proprio quella di lottare contro il persistere delle oligarchie, di, se non altro, arginare la loro potenza. Allora si può dire che finché c'è politica ci saranno conflitti, ingiustizie, tensioni, riemergere di oligarchie orribili. Queste cose non si possono eliminare, ma bisogna continuare a affrontarle. La democrazia rappresenta un modo civile e non violento per affrontare questi conflitti. L'alternativa è arrendersi alla barbarie. Questo è un po' quello che volevo dirvi. Ho messo tante cose, tanta carne al fuoco, come si dice, sono disposto a sentire le vostre obiezioni e provare a rispondere. Grazie. Grazie Alberto per questa analisi così lucida, così profonda. E credo che tu abbia anche suscitato curiosità, domande, quindi come tu desideravi, peraltro se qualcuno vuole intervenire può prendere la parola, magari prendendo anche un microfono, perché altrimenti non si sente poi nello streaming. Prego, se vuole venire qui forse meglio. C'era un aspetto molto interessante quando ha iniziato la sua conferenza, quando diceva Bobbio sostanzialmente dice la democrazia ha bisogno di un gran numero di persone che la esercitano, diciamo, la scelta, le scelte democratiche, quindi anche il voto, e dall'altra parte funziona con la regola della maggioranza. Ora a me è venuto in mente un passaggio che a me preme molto, anche perché io sono un attivista del Movimento Federalista Europeo, quindi lo dico molto in modo trasparente. E quella che è la seconda democrazia del mondo per numero di abitanti, cioè la prima in realtà non sono gli Stati Uniti ma è l'India, perché ha 900 milioni di persone che vanno a votare, dovrebbe essere in teoria l'Unione Europea, che tra l'altro, essendo la democrazia e anche il paese economicamente più importante del mondo, potrebbe proprio svolgere un ruolo decisivo nella globalizzazione e anche nelle situazioni critiche che ci sono a livello planetario. L'Unione Europea però ha un meccanismo interno che viola il principio della maggioranza di Bobbio, perché a decidere in ultima istanza sono gli stati, quindi non il Parlamento che è eletto democraticamente, ma gli stati, che sono anche loro democratici ovviamente, anche se ci sono dei casi come Polonia e Ungheria, ma sono comunque in un contesto globale democratico, perché se fossero fuori dall'Unione questi sarebbero chiaramente dittature. Ecco, e le decisioni vengono prese da questo consiglio nel quale non vige la regola della maggioranza, ma quella della unanimità. E in un precedente iniziativa che c'è stata proprio qui alla biblioteca Ariostea, c'era il professor Pasquino che diceva: attenzione, perché il diritto di veto,
che ciascun paese ha in realtà non è un diritto, ma è un potere, perché dal punto di vista della democrazia non esiste che si possano prendere decisioni all'unanimità col diritto di veto. Quindi questo è un aspetto, a mio avviso, cruciale, perché noi abbiamo assolutamente bisogno dell'Unione Europea. L'abbiamo visto anche in questo periodo di pandemia con Next Generation e tutto quello che c'è stato, il PNRR di cui si parla continuamente. Però se non si risolve questo vulnus, come posso dire, di questo diritto di veto, noi siamo sempre in un certo senso azzoppati in tutte le decisioni che l'Unione deve prendere, sia interne che nei confronti dell'estero. Allora, non potrei essere più d'accordo con quello che lei ha appena detto. È più urgente che mai che l'Unione Europea diventi una democrazia, uno Stato federale democratico, come sono gli Stati Uniti, come la Svizzera. Ecco. È più urgente che mai perché siamo posti di fronte a dei problemi che possiamo risolvere soltanto tutti insieme. Non c'è alternativa a questo, e naturalmente il fatto di non essere, di non avere, non essere una democrazia compiuta, ma qualcosa che sta a metà strada tra un'unione federale e un'unione confederale, cioè un trattato internazionale, è molto penalizzante. Tra l'altro sono contento che lei abbia sollevato questo problema, perché quando prima parlavo del diritto che deve fermare il riemergere delle oligarchie, ecco, questo diritto oggi non può essere soltanto il diritto italiano, può essere soltanto il diritto europeo, perché i grandi global player economici che oggi dominano il capitalismo, la globalizzazione, eccetera, ecco, su l'Italia o qualsiasi altro paese singolarmente hanno un potere notevole. Su tanti paesi, come siamo nell'Unione Europea, ne hanno un potere un po' minore. Ecco. È questo che dobbiamo metterci in testa. E bisognerebbe finalmente fare il salto verso una federazione europea e non rimanere in questo limbo che non fa bene a nessuno, insomma. Prego. Io cercherò di essere breve, perché il suo contributo è ricchissimo di stimoli, come lo è anche il libro di Bobbio. Ma io ho una domanda: ma siamo sicuri che una oligarchia capitalistica sia più ripugnante di una oligarchia burocratica? Perché insomma, io ho dei dubbi. Come ho vissuto nella Russia vietica, ho vissuto nell'Italia democristiana e francamente non ne ho questo ricordo romantico, meraviglioso. Io da Google, cioè Google sarà una manica di mascalzoni, ma sono una manica di mascalzoni capaci che mi offrono dei servizi di alta qualità, dei quali mi servo anche professionalmente. In cambio vogliono qualcosa, per forza, e per carità, tutto questo rappresenta un pericolo sostanziale, ma anche l'idea che ci sia una conventicola di burocrati a Bruxelles o cosa che decide, sì, non è che mi sembri, cioè anche quello mi spaventa. Ci sono già decisioni della
prese poi all'interno della comunità europea, che io trovo profondamente illiberali. Io credo che qui ci sia. Poi ho un secondo. Insomma, c'è una società globalizzata e insomma mi sembra quasi assiomatico che in una società globalizzata la democrazia o è globale o non è. Ma anche l'idea di una democrazia globale è abbastanza paurosa. Insomma, io preferisco che i cinesi se ne stiano per gli affari loro piuttosto che abbiano il 25% dei voti in un Parlamento di Arnale. C'è questo pericolo, che è un pericolo intrinseco proprio nella logica dell'illuminismo, cioè c'è il pericolo di un colonialismo totalizzante. E questo è concludo. Io lessi il libro, insomma, il primo libro di Hart e Negri, Empire, insomma, dove c'è, insomma, l'idea stessa: chi è l'impero, chi comanda e chi obbedisce. Cioè, se io dico BlackRock, oddio, che paura, il capitalismo, sì sì, vero, io un po' di soldini in BlackRock ce li ho messi, quindi sono anch'io, cioè, e non sono solo io perché sono un fetido capitalista, sono, credo, tanti milioni, quindi c'è in Empire questa confusione, questo Empire che innesta una dinamica dove poi è l'identità stessa di chi comanda e di chi obbedisce che si confonde. Cioè, non siamo più ai tempi di United Fruit, che andava, sfruttava, pagava comunque dei salari, e la gente diceva: ah, lavoro per United Fruit, insomma, $2 me li danno. Questa dinamica è diventata più complessa, più incerta. Ecco, forse sì. No, allora, intanto una cosa, non sarò io a difendere il libro di Negri, Art, Impero, in nessun caso. Allora, è vero, intanto non mi interessa affatto non accusare il capitalismo. Cioè, non voglio dire che il capitalismo sia il male, non è questo, però il capitalismo, per il meccanismo in cui funziona, per il modo in cui funziona, genera le oligarchie, e queste oligarchie naturalmente cercano di conquistarsi la più grande fetta di potere che possono. È meglio un'oligarchia capitalista o una oligarchia burocratica? Dipende. È un discorso molto complesso. Io penso che se riusciamo a sottomettere a delle leggi precise l'attività del Parlamento europeo e di tutti, insomma, gli organi che ci accomunano, io penso che sia meglio questa scelta che non quella di sottometterci al capitalismo, punto e basta. Questo non vuol dire prendere parte per l'Unione Sovietica, ci mancherebbe altro, anzi minimamente. Però bisogna anche riconoscere che il capitalismo mette in atto delle logiche che non sono responsabili nei confronti dei cittadini e che possono essere molto dannose per molti dei cittadini. Io penso che il capitalismo
abbia molte facce, ha una faccia anche molto buona, molto positiva, ma poi ha anche la faccia dei bambini che lavorano nelle migliaia di coltan in Africa, insomma. Allora si tratta non di fare discorsi, ma non la voglio accusare di questo, non di fare discorsi sto da una parte o sto dall'altra, ma di vedere le dinamiche che sono in atto. Certo, non nessuno prenderebbe le parti della burocrazia sovietica, ci mancherebbe altro, però bisogna anche essere consapevoli che oggi il nostro male deriva anche da quel capitalismo lì, di quel tipo lì di oligarchie che emergono, soltanto questo. L'altra questione che poneva sul governo mondiale, su una democrazia mondiale democratica, sì, un governo globale democratico, sì, io sono abbastanza d'accordo, nel senso che un governo democratico globale potrebbe soltanto essere imposto, almeno oggi. Credo molto di più in un allargamento della democrazia a livello continentale, a livello europeo, questo sì, questo penso che sia possibile, che in realtà l'abbiamo già fatto, anche se forse le nostre classi politiche non se ne vogliono tanto rendere conto, ecco, soltanto questo. Allora, il tema del perché siamo insieme, certo, molto complesso. Eviterei di affrontarlo qua adesso, a meno che... io penso però che il processo di democratizzazione dei paesi dell'Est sia complicato, non perché hanno aderito all'Unione Europea, ma perché una transizione da un regime autoritario come era quello post-sovietico, sovietico, alla democrazia è una transizione complicata. Alcune volte riesce, in alcuni casi è riuscita, in alcuni casi non è riuscita affatto. Quando Bobbio ci dice che il presupposto della democrazia è la garanzia dei diritti di opinione, associazione, eccetera, ci vuole la scacchiera perché si possa giocare il gioco democratico. È lì la scacchiera che è un po' evanescente. E questo è il problema. Se si ha un'economia che è crollata, un'economia socialista che è crollata e che dopo che è crollata i mezzi di produzione o comunque i centri di potere sono stati occupati da poche persone, degli oligarchi, no? Gli oligarchi russi, eccetera, con nessuna cultura democratica, con nessuna spinta, nessun interesse anche a essere democratici, è chiaro che la transizione alla democrazia è sempre traballante. Il fatto che questi paesi abbiano aderito all'Unione Europea forse gli ha salvato qualche cosa, insomma, forse li ha un po' aiutati nel spingere verso la democrazia, però questa è una questione molto, molto complessa. Tra l'altro c'è una letteratura molto, molto vasta sulla transizione dagli autoritarismi alle democrazie, e io adesso non sono un esperto di queste cose, però so che esiste, insomma.
Ci sono altre domande? Paola, parla, perché sennò non si sente poi nello... Certamente nei temi che tu hai indicato relativi al fatto delle promesse non mantenute di questa democrazia, di cui oggi forse stiamo verificando gli effetti negativi, no? Soprattutto quando cresce il problema della disuguaglianza. Oggi il tema della disuguaglianza sta diventando un problema non solamente internazionale, dove lo vediamo, dei paesi ricchi, dei paesi poveri, ma lo stiamo vivendo anche dentro le nostre democrazie, dove aumentano il numero dei poveri, dove certamente fenomeni gravi come le pandemie, che segnano sempre di più la difficoltà delle persone di avere accesso alla salute o comunque a tutto quello che poi dopo si porta con sé, queste situazioni di malattie generali che generano poi malattie sociali, no? E quindi quando tu accennavi a questa disaffezione al voto, che secondo me è una febbre che misura la instabilità di una democrazia, abbiamo visto le ultime elezioni una percentuale bassissima anche in quelle che sono elezioni amministrative, dove si è più vicini ai propri eletti, che il rapporto fra elettore ed eletto è meno lontano rispetto al deputato, no, parlamentare, e che d'ora in avanti sarà ancora più lontano, perché con la legge che diminuisce il numero dei parlamentari sappiamo che questo rapporto fra il cittadino e il suo elettore, no, aumenterà. Ecco, quindi questo problema delle distanze che si aprono dentro ad una democrazia, fra ricchi e poveri, fra ricchezza e povertà, fra eletti ed elettori, cioè si connettono strettamente, e che quindi segnano, secondo me, uno dei grossi problemi di come tu devi introdurre dei correttori. Ci sono dei problemi, la democrazia è vero, ha bisogno di manutenzione. La manutenzione che oggi la nostra Costituzione certamente rimane ancora quella scacchiera che tu prima ricordavi, entro la quale noi giochiamo tutti e vogliamo giocarci ancora a lungo. Però che cosa si deve fare? Cioè, quali sono i compiti che noi cittadini, gente che vive anche, che si muove anche dal basso attraverso i suoi rappresentanti e che spinge, dovrebbe più intensamente maturare anche, perché come diceva giustamente qualcuno prima, la democrazia sono anche valori, cioè non è solo formalismi, non è formalità, è come anche la riempi, è come la formi. Ecco, questi sono gli interrogativi di oggi che secondo me sono molto preoccupanti, perché poi gli sbandamenti li abbiamo già visti, non piccoli. Il populismo di cui abbiamo vissuto non è detto che sia, cioè siamo guariti da questo. Certo, l'Europa è una garanzia, però ancora tanti passi sono da vedere. Ecco, questo era un po', cioè, le cose che mi venivano sentendo quello che tu dicevi delle promesse non mantenute. Sì, sì, rispondo. Allora adesso, no, certo Paola, è totalmente ragione. Io colgo l'occasione della tua domanda, perché prima di venire qui oggi mi sono un po' informato, ho visto su YouTube gli interventi di qualcuno che mi ha preceduto, qualcuno che ha parlato anche, tra l'altro, molto più insigne e celebre di me, di democrazia. E il collega diceva che le democrazie non cadono, non crollano. In realtà, secondo me, crollano. Bobbio diceva, non mi ricordo più in quale saggio lo scrive, ma comunque, che il diritto, le istituzioni, quindi anche le democrazie, sono come delle canalizzazioni dell'energia. Queste canalizzazioni
per un po' di tempo riescono a mantenere il fiume negli argini, ma ci possono essere delle piene, e quando ci sono delle piene le canalizzazioni vengono distrutte. Ora, io penso, non so se siamo di fronte a una piena, però penso che la globalizzazione sta mettendo in forte tensione le istituzioni democratiche. Una tensione per cui non sono state pensate. E quindi questo qualche problema lo crea. Tra l'altro, la globalizzazione fa sì che i cittadini di ogni Stato siano sottoposti a dei poteri che sono lontanissimi e che non controllano. La Cina fa una certa politica e gli operai italiani rimangono senza lavoro. Sempre la Cina sbaglia un esperimento, adesso non voglio entrare, e noi ci ammaliamo. Non lo so se com'è andata, non lo sa nessuno, non lo so nemmeno io. Cioè siamo sottoposti a delle forze globali che non controlliamo e che sono lontanissime da noi, ma non soltanto noi non controlliamo, neanche i nostri governi controllano. Se il grande oligarca di non so quale azienda o il presidente della Cina o chi volete voi prende una decisione, il nostro governo subisce, non può fare nient'altro, il nostro come quello come altri governi naturalmente. Allora, chi paga per primo le conseguenze di questa situazione? I ceti più deboli, no? Gli operai che perdono il lavoro perché i cinesi hanno cambiato politica, per esempio. Quindi cosa fanno questi ceti disperati? Fanno richieste al governo, salvateci. Ma il governo è impotente, anche perché le aziende, come dire, dislocano, no? Se ne vanno via, non pagano più le tasse in Italia, eccetera. Quindi sempre meno risorse. Quindi dal basso ci sono sempre più richieste. Dall'alto il governo non è capace di, o è sempre meno capace di rispondere, no? E cosa fanno le persone disperate? Si disperano ancora più. E quando sono estremamente disperate, cosa votano? Cosa votano? In certi, faccio questo esempio apposta, in certi Länder della Germania, l'Alternative für Deutschland, che non nega di essere un partito seminazista, viaggia intorno al 10-12%. Ora, voi sapete che i tedeschi sono stravaccinati contro il nazismo, l'hanno succhiato col latte l'antifascismo, i tedeschi, molto più di noi. Quindi capite, no? Quando questi ceti che sono disperati e che hanno anche delle ragioni per esserlo, non sto dicendo, e vedono che il governo non sa rispondere, cosa votano? Questo votano. Vanno al potere i partiti populisti, che siano di destra o che siano di sinistra, combinano disastri, e poi per mettere a posto le cose cosa facciamo? Chiamiamo il tecnico. Voi capite che tra il populismo e la tecnocrazia, che come ci diceva Bobbio prima è il contrario della democrazia, ecco, tra populismo e tecnocrazia noi oscilliamo da una parte all'altra, e la politica che dovrebbe stare in mezzo, che dovrebbe essere la capacità di dirigere la cosa pubblica con lungimiranza, con una visione del futuro, eccetera, non c'è. Questo è il problema. L'astensionismo nasce da questo, l'astensionismo nasce dal fatto, nelle ultime elezioni amministrative, le elezioni amministrative sono un caso un po' speciale, nel senso che l'astensionismo è abbastanza presente quasi sempre, però l'astensionismo nelle ultime elezioni amministrative è stato altissimo.
è gente delusa dal populismo. Hanno votato dei partiti populisti che li hanno delusi, non hanno fatto quello che loro si aspettavano e quindi questa volta non sono andati a votare. Io la vedo così, poi non lo so, forse dei giornalisti la sanno anche analizzare meglio di me questa situazione, però io, a me sembra che sia così, insomma, non vedo altre. Ci sono altre domande? Possiamo anche fermarci qui, credo, mi sembra che il dibattito sia stato molto vivace e interessante, quindi come dire, questa rilettura di un testo di più di 40 anni fa in qualche modo ci ha portato a parlare della situazione attuale, che è esattamente, credo, quello che Bobbio voleva e si aspettava di fare da questo libro. Ecco, quindi non mi resta che ringraziare Alberto Castelli e ringraziare anche il pubblico che ha partecipato con intensità e passione a questo dibattito, e vi ricordo che il prossimo appuntamento dell'Associazione Amici della Biblioteca Ariostea sarà giovedì 24 febbraio. Avremo un'altra interessante conferenza, questa volta su tutt'altro argomento, perché appartiene al ciclo testo e contesto, e avremo la possibilità di scoprire un piccolo tesoro che si nascondeva nei meandri di questa biblioteca, di un frammento musicale assolutamente sconosciuto, di cui ci parlerà Pasquale Spinelli, e che ci verrà illustrato anche nelle modalità del suo ritrovamento, anche attraverso le parole di Enrico Spinelli, cioè l'ex direttore della biblioteca. Quindi l'appuntamento è a giovedì 24 febbraio, sempre alle ore 17. Grazie. No, se la fai troppo lunga la gente, vedi che non si è mosso nessuno. Se no cominciano ad andare.